Secondo alcuni siti web, Matteo Bassetti nasce a Genova, il 29 ottobre 1970. Ad oggi, il professore ha 53 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Bassetti, come anticipato, è tra i volti e i nomi dei medici che il grande pubblico ha imparato a conoscere durante la dura prova del Covid-19. Il professore è un infettivologo e ricercatore, primario del reparto di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. Il suo curriculum è molto ricco e la sua esperienza matura. È stato trasportato d'urgenza nel pronto soccorso dell'ospedale del quale era alla guida, vale a dire il Policlinico San Martino di Genova, dopo aver accusato un malore improvviso. Ma nonostante i tentativi disperati dei sanitari, non c'è stato niente da fare per salvargli la vita, nelle scorse ore. Dunque, come riportato da Leggo It, si è spento all'età di 59 anni Salvatore Giuffrida, direttore generale dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, lo stesso del quale il noto virologo Matteo Bassetti è direttore di malattie infettive. In seguito ad un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, si è spento a 59 anni Salvatore Giuffrida, direttore generale dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova. Tra coloro che hanno voluto ricordarlo, vi è anche Matteo Bassetti, direttore di malattie infettive del Policlinico genovese, il quale con un post pubblicato su Facebook lo ha ricordato come un grande professionista al servizio del sistema sanitario e ospedaliero. Perdiamo una guida importante. Io perdo un amico che sapere sempre sdrammatizzare con una battuta simpatica per spiegare concetti importanti.